Si allargano gli orizzonti della musica a Vicenza, con il completamento del nuovo teatro comunale infatti si sono ampliati gli spazi dedicati alla cultura del capoluogo berico. Una occasione in più, una scelta in più per i cittadini, ma anche un'opportunità in più per tutti i professionisti della musica e dello spettacolo che in questo modo possono incrementare la frequenza e la qualità delle loro offerte. Grandi programmi, grandi luoghi e grandi interpreti. È all'insegna della grandezza la nuova stagione concertistica di Vicenza per il 2008, affidata anche quest'anno all'Orchestra del Teatro Olimpico, che grazie alla presenza del nuovo teatro comunale dovrà ora praticamente crescere e sdoppiarsi. Sapevamo di trovarci davanti a una nuova esperienza che è il teatro nuovo. Il teatro nuovo aveva bisogno comunque di programmi di carattere sinfonico, un sinfonico anche molto esteso, perché chiaramente conoscendo il palcoscenico e la fattezza del nuovo teatro ci si imponeva assolutamente una scelta di questo tipo. E allora abbiamo pensato veramente di affrontare una serie di sfide. Perché se guardiamo i programmi, se analizziamo i programmi, Dvorak con le danze slave e la settima sinfonia, che è una sinfonia estremamente difficile, molto bella ma anche molto difficile, o Romeo e Giulietto di Prokofiev, è uno dei pezzi più impegnativi sicuramente per l'orchestra, la prima di Mahler, sono programmi estremamente impegnativi dal punto di vista tecnico proprio, ma anche dal punto di vista del suono. E non ultimo dal punto di vista economico, perché chiaramente passare da 50 a 80 elementi è un'impresa non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico, perché bisogna sostenere poi un investimento di questo tipo. Questo ce lo chiedeva il nuovo teatro, ce lo chiedeva la città. Secondo me noi avevamo fatto un grosso lavoro negli anni scorsi per farci trovare pronti sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista artistico, e quindi abbiamo lanciato questa sfida noi stessi poi. E la sfida penso che sia una sfida estremamente importante ma anche estremamente stimolante, perché noi abbiamo voglia di cominciare questa stagione, abbiamo voglia per vedere cosa succede. Per noi è una nuova esperienza che però deve essere il punto di partenza di un'altra crescita. Senza intellettualismi, il progetto per una nuova stagione musicale più ampia si affida anche ad un approccio narrativo al linguaggio musicale, come segno di rispetto e attenzione verso un pubblico ancora più vasto. Il linguaggio musicale è un linguaggio molto difficile, perché è un linguaggio a sé stante, non ha referenti semantici, diciamo. Cioè, nel senso che io faccio do re mi, non abbiamo un referente semantico. Quindi spesso la musica, per meglio essere usufruita, si lega ad altri linguaggi, che sono quelli verbali, quelli iconici, quelli della fantasia. Ecco. Ed ecco perché, per esempio, la scelta di fare il Carnevale degli Animali con una narrazione, cioè costruire una storia su questo Carnevale degli Animali. Questo è la cosa la ragione che ci ha spinto a scelte di questo genere. Romeo e Giulietta è un balletto, è la suite, noi facciamo la suite, ma è un balletto, ha una storia, le danze le hanno. Cioè, abbiamo cercato di scegliere programmi di facile fruibilità da parte del pubblico. La novità di quest'anno sta nella possibilità di presentare una stagione che per la prima volta si estende per l'intero arco dell'anno, da febbraio a dicembre, grazie alla disponibilità del nuovo teatro comunale. Pomeriggi musicali, matinée, suite orchestrali, brani che nascono da suggestioni narrative e soprattutto la scelta di impegnarsi nella proposizione di importanti autori, Beethoven, Mozart e Mahler. Ritorneremo all'Olimpico invece dopo, affrontando Beethoven, perché abbiamo un progetto triennale su Beethoven, faremo tutte le nuove sinfonie e i concerti solistici, e quindi cominciamo quest'anno in un contenitore che è splendido e assolutamente adatto. Qui adesso noi, da quest'anno in poi, noi possiamo comunque fare una scelta di contenitore, fare la musica adatta al Teatro Olimpico e la musica sinfonica, quindi più adatta al nuovo teatro. Una sinfonia all'anno, perché non abbiamo le possibilità strutturali ed economiche per, voi sapete che l'organico di Mahler è assolutamente esteso, e quindi noi una sinfonia all'anno vedremo di affrontare anche questo magnifico
compositori. Infine uno sguardo al futuro, confermata la strategia artistica aggressiva e coraggiosa dei grandi nomi anche per la prossima stagione, supportata da un grande fan dell'orchestra del Teatro Olimpico, il primo cittadino di Vicenza. Noi parliamo di una realtà ormai storica come l'orchestra del Teatro Olimpico, che sta diventando una realtà sempre più importante per la promozione della musica in Vicenza, ma anche altrove, perché le uscite, le tournée di questa orchestra ormai non si contano più. Direi che il segreto del successo è la grande apertura che l'Orchestra del Teatro Olimpico ha dato anche ad artisti provenienti dall'estero, dall'Italia, artisti di chiara fama, con i quali si è creato un sodalizio saltuario, ma importantissimo. Quindi l'orchestra è cresciuta dal punto di vista qualitativo e crea sinergie con artisti di tutto il mondo. Ma sicuramente avremo degli appuntamenti fissi, come può essere il concerto di Natale Sacro, come può essere quello che quest'anno è stato il concerto del 21 dicembre, quindi un concerto profano di grande. Quest'anno abbiamo fatto Gershwin e La Strada, abbiamo fatto Rhapsody in Blu e La Strada. Come sicuramente ripeteremo l'esperienza del Capodanno, perché è stata un'esperienza assolutamente vincente.